Per tutti gli appassionati della fiction spagnola, Il Principe è un amore impossibile, ecco i colpi di scena che vedremo nel corso delle puntate e vi raccontiamo soprattutto come finirà. Vi anticipiamo intanto che questa è la prima serie e seppur con un finale veramente sorprendente e molto drammatico, ci sarà la seconda stagione. Ma andiamo per ordine, siamo in Marocco. Javier Morey è un poliziotto dei servizi segreti infiltrato come nuovo capo nella polizia locale. Siamo nel quartiere malfamato di Il Principe. Il suo compito è scoprire i poliziotti corrotti e soprattutto indagare sulle azioni criminali dei jihadisti. Qui incontra la donna di cui si innamorerà, la bellissima Fatima, la quale cerca, insieme alla propria famiglia, di ritrovare il fratello Abdou, scomparso da diverso tempo. Fatima è promessa sposa a Khaled, ma innamorata perdutamente del poliziotto, collabora con lui per ritrovare Abdou. La polizia cerca anche gli estremisti islamici che reclutano ragazzi per azioni estreme come quelle di farsi esplodere. Tra questi ragazzi si scoprirà esserci proprio Abdou. Morey promette a Fatima che lo troveranno e lo riporteranno alla sua famiglia. L'amore tra Fatima e Javier Morey si manifesta nel susseguirsi di incontri tra i due che faranno l'amore. Per Fatima è la prima volta. Nel frattempo, all'interno del commissariato c'è Fran, un poliziotto molto stimato che reggeva le redini prima della venuta di Morey. Sospettato di corruzione, si rivelerà invece un personaggio molto umano e integro. Fran ha perso suo figlio, ucciso da un drogato. Scoprirà poi la terribile verità, ossia il ragazzo è stato ucciso in realtà dal figlio del suo collega e grande amico, Khaled. Le indagini sui terroristi islamici proseguono. Nel centro civico dove lavora Fatima, una cellula jihadista, è proprio il suo collega che sta cercando di reclutare un ragazzo. Fatima diventa collaboratrice a tutti gli effetti dei servizi segreti, ma convinta che Javier l'abbia sempre usata solo per motivi di lavoro, rompe la loro relazione. In cerca delle cellule jihadiste si scoprirà che una di loro è proprio all'interno del commissariato. Si tratta di Hakim. Il ragazzo si suiciderà davanti ai suoi colleghi. Ma c'è un altro terrorista che nessuno immaginerebbe mai a capo degli estremisti. Si tratta del promesso sposo di Fatima, Khaled. Questo viene reso noto solo a noi del pubblico, mentre tutti sono ingannati dall'uomo mite che sembra essere interessato solo a sposare Fatima. Dunque, giungiamo adesso alla fine. Siete pronti? Javier riconquista la fiducia di Fatima, le dice che la ama e che le vuole andare via insieme a lei, lontano da tutto, dove potranno vivere la loro vita. Fatima accetta, ma il padre della ragazza ha un malore e si fa promettere dalla figlia che sposerà Khaled. Rispettosa dei doveri familiari, Fatima racconta a Javier l'accaduto, gli dice che non può seguirlo, ma lui dice che l'aspetterà all'appuntamento al molo, è lei che deve decidere cosa veramente vuole fare. Proprio il giorno dell'inizio dei festeggiamenti per le imminenti nozze con Khaled, Fatima riesce ad allontanarsi dalla sua casa con una scusa e raggiunge Javier che la sta aspettando speranzoso in macchina. È qui che Morey regala l'anello di sua madre a Fatima, rinnovandole il suo grande amore. I due partono, ma devono bruscamente interrompere la fuga perché il capo dei servizi segreti avvisa Morey che Abdou sta per farsi esplodere, una bomba su un autobus pieno di persone. Arrivati sul posto, Fatima riesce ad avvicinare Abdou, sale sull'autobus e cerca di tranquillizzarlo, ma il ragazzo ha paura, sta per azionare la bomba mentre Morey e gli altri lo minacciano di fermarsi. Sono momenti terribili, Morey ha la pistola puntata, sente che Abdou sta per agire, spara, uccide il ragazzo con un colpo alla testa. Fatima raggiunge il corpo del fratello, disperata, si gira verso Morey, incredula per ciò che l'uomo che ama ha fatto. Morey abbassa la pistola, è distrutto, lacrime segnano il suo volto, ha ucciso il fratello di Fatima, tutto è perduto.